Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Eurotour, viaggi, turismo, tour operator. Via Genova 20, Pescara. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. www.timerivestimenti.it. Ci sono momenti in cui un'azienda si sente con le spalle al muro. Crisi economica, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito. Da oggi le aziende abruzzesi possono contare su un concreto aiuto grazie al circuito Abrex, un nuovo modo di intendere il sistema finanziario basato su una rete di scambi dove imprese e professionisti si finanziano tra di loro senza interessi. Scopri di più! Contattaci sul nostro sito www.circuitoabrex.net. Abrex, la tua opportunità di crescita. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il sindaco di Pescara, l'avvocato Marco Alessandrini. Buonasera. Ciao. Riccardo, buonasera ai nostri telespettatori, grazie. Allora, come stai? In perfetta forma come sempre, Riccardo. Finalmente siamo riusciti a incontrarci dopo un lunghissimo inseguimento. È stato un lungo inseguimento, ma posso garantire che insomma sono giornate molto dense da parecchie settimane, a dire il vero, però la perseveranza è sempre un valore nella vita ed eccoci qua finalmente. Sono molto contento di averti come ospite, anche perché tu sei il cittadino della città che io ho deciso nella mia vita di abitare e tu sai io quanto amo questa meravigliosa città. Quindi sono veramente, lo ripeto, contento di averti come ospite. Bene. Senti, che cosa vuol dire essere il primo cittadino di Pescara? Ma io penso che significhi avere onori ed oneri. Penso che gli oneri siano molto superiori agli onori, però credo anche che questo sia davvero il ruolo pubblico più difficile ma anche più onorevole, perché significa rappresentare una comunità di 121.000 abitanti, quale quella di Pescara. E il concetto vale per ogni sindaco. In questa esperienza certamente straordinaria ho avuto il privilegio di incontrare colleghi illustrissimi, su tutti Bill de Blasio, il sindaco di New York, 8 milioni di abitanti, ma il concetto è sempre lo stesso, insomma, no? Quindi la rappresentanza di una comunità è davvero una cosa, diciamo, importante. Naturalmente non esiste solo la rappresentanza, esistono anche le questioni che una comunità articolata, complessa, vitale come quella di Pescara quotidianamente importano per la pubblica amministrazione e dunque per il comune. È una città in continua trasformazione, Pescara. Io la trovo veramente trasformata nell'ultimo decennio con l'isola pedonale, con il ponte. So che adesso è in apertura un nuovo ponte. Negli anni 70 uno scrittore, Mario Pomiglio, definì Pescara la città dell'eterna fuga in avanti. Mi sembra una definizione che a distanza di 40 anni vale ancora a descrivere molto bene qual è lo spirito di questa città, che è una città giovane, nata appena 90 anni fa. Pescara è ufficialmente, per la burocrazia, nata nel 1927, quindi non ha neanche 100 anni. Una città che è stata pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Una piccola gaffe, perché c'è stato un bombardamento in realtà anche durante la Prima Guerra Mondiale.
Però nonostante le distruzioni, quella comunità ha saputo nel dopoguerra risorgere rapidamente, riconquistando anche i numeri quanto ad abitanti che aveva in precedenza. Poi c'è stato un assestamento circa appunto il numero dei residenti, di contro però si è sviluppata molto l'area metropolitana cosiddetta vasta, cioè tutto quello che c'è intorno a Pescara, con un agglomerato che arriva più o meno a 350.000 abitanti. D'altronde io ho un ricordo quasi plastico, nitido di questa crescita, cioè quando da bambino andavo per esempio con i miei genitori a Silvi a trovare degli amici. Di che zona sei tu di Pescara? Beh, io abito insomma via Nicola Fabrizio. Via Nicola Fabrizio, 100 proprio. Diciamo di sì. E ricordo quando appunto andavo a Silvi da bambino, avevo il senso del viaggio perché c'era una discontinuità urbana, cioè si vedeva che andavi dall'una all'altra città. Adesso è una striscia ininterrotta che peraltro riguarda la città lineare adriatica, come qualche sociologo descrive questo agglomerato che sostanzialmente la Venezia Bari fa sì che ci sia un continuum urbano, ma questo credo proprio sia il frutto dello sviluppo che il nostro paese, la nostra regione e anche naturalmente la città di Pescara ha avuto negli ultimi decenni. Senti, in questa trasmissione, in questo format, ho il piacere di presentarti il nostro maestro Franco Darmi, che a metà trasmissione ci dedicherà una canzone. Ah, benissimo. Tu sei un po' milanese anche. Colgo questa occasione anche per, diciamo, smentire una circostanza che talvolta mi viene addebitata, quella per cui io sarei nato a Milano. Non sono nato a Milano, sono nato a Pescara, però a Milano ho vissuto per i primi anni della mia vita fino alla terza elementare, vi ho fatto l'università, una città con cui continuo ad avere rapporti perché ho amicizie, parenti, ho anche rapporti istituzionali, penso per esempio alla stagione del 2015 con Expo, sono stato anche di recente a Milano un incontro con il collega sindaco Sala, ed è una città nella quale oggi non vivrei, però è una città in cui mi piace andare per ristretti periodi di tempo, perché credo che Milano sia l'unica città europea che esiste nel nostro paese. Non perché sono milanese, ma Milano è una città molto in trasformazione, ci sono tornato ultimamente ed è in continuo. Però anche Pescara, io vedo che è in continua trasformazione e per me diventa sempre più bella questa città. La trovo proprio una città che la stai creando all'avanguardia, cioè sempre avanti. Ma appunto, che le città, cioè le città in fin dei conti sono organismi viventi in un certo senso, viventi perché ci sono le persone che le abitano, e sono organismi che sono in perenne movimento, in perenne sviluppo, in perenne crescita. Io credo che noi oggi dobbiamo fare i conti proprio con questo aspetto, e cioè la crescita, che è una cosa importante, però talvolta la crescita avviene a discapito di tutto ciò che c'è intorno, penso in primo luogo al dato ambientale, alla sostenibilità del nostro in qualche modo ecosistema, e le generazioni presenti in qualche modo oggi si devono fare carico di questo, mai rinunciando naturalmente allo sviluppo. Cito un dato che a me colpisce da sempre, cioè i 120.000 abitanti di Pescara sono concentrati in 33 km quadrati, questo significa che noi abbiamo una densità abitativa per chilometro quadrato che ci pone di fatto ai vertici delle classifiche italiane. Noi siamo la quinta o la sesta città, ma i nostri competitor, per capirci, sono Milano, Roma, Napoli, eccetera. Certo. Eppure, nonostante questo dato, esistono ancora varie occasioni aperte di trasformazione urbana. Penso alla questione dell'area di risulta su cui noi stiamo, diciamo, profondendo energie dall'inizio del nostro mandato amministrativo, e siamo, nell'anno corrente noi vogliamo porre a bando di gara la sistemazione di questi preziosi 11 ettari che da troppo tempo si trascinano quasi come una sorta di eredità generazionale che almeno da 30 anni attraversa la vita dei cittadini pescaresi. E poi hai già un'idea di quello, di come può diventare quest'area di risulta, oppure? No, ma il punto è questo: sulle funzioni da allocare nell'area di risulta vi è, come dire, una sorta di unanimità di giudizio da tempo, il fatto che lì vi debba essere un grande parco urbano, il fatto che lì si debbano, diciamo, sistemare le questioni legate alla trasportistica pubblica, quindi stallo per gli autobus, eccetera, e il fatto che lì vi debbano essere dei parcheggi e che vi debba essere un plesso culturale. Mettere insieme queste cose però non è facile. Naturalmente non è facile, in un'epoca di finanza pubblica assolutamente contratta e ingessata, e quindi l'unica via, da ciò il riferimento alla
pagare, naturalmente immaginare strumenti giuridici che prevedano forme di partecipazione, di compartecipazione fra il sistema pubblico e il sistema privato. Questa, diciamo, operazione di risulta complessivamente vale 40 milioni di euro. È importante la leva pubblica perché Regione Abruzzo, con i fondi del Masterplan, ha stanziato 12 milioni di euro, e questo è un dato molto importante perché garantisce la sostenibilità economica dell'operazione. È chiaro che noi fin qui abbiamo studiato, poi ci dobbiamo confrontare con il mercato, perché il mercato è sempre quello che ha l'ultima parola, però siamo fiduciosi che si possa arrivare ad un bando, naturalmente, e che soprattutto questo bando possa trovare una risposta da parte del mercato. Senti, io mi sono preso degli appunti su delle cose che colgo l'occasione di averti come ospite per chiederti la situazione delle acque e la situazione del porto, perché la marineria per me è il cuore della città, e so che ci sono un po' di problemi, o si stanno anche un po' risolvendo per quanto riguarda il trasporto. Ti volevo chiedere, ecco, la situazione del porto. Allora, io, diciamo, inquadrerei la situazione in un ambito totale di sistema, se così si può dire, perché certamente di base c'è la questione della sostenibilità ambientale e dunque del complessivo ciclo idrico integrato. Il mare di Pescara ha problemi perché il fiume Pescara, che qui sfocia, è uno dei fiumi più inquinati d'Italia. Il fiume Pescara si chiama così perché sfocia a Pescara, ma lungo i suoi 152 km di corso attraversa tre province. Nasce all'Aquila, si sviluppa brevemente nel Chietino e poi muore, fra virgolette, a Pescara. E lungo questi 152 km di corso, troppo spesso quella tensione verso lo sviluppo è stata indifferente al dato ambientale. Per quanto di nostra stretta, come dire, competenza, perché il sindaco di Pescara è certamente responsabile politicamente di tutto ciò che accade, però agisce sui 7 chilometri di asta fluviale. Noi l'anno scorso abbiamo determinato una battaglia feroce nei confronti degli scarichi abusivi, non di rado sostituendoci anche agli organismi gestori del sistema idrico integrato, però siamo uomini e donne di buona volontà e quindi perseguiamo la collaborazione al fine di migliorare questo sistema idrico integrato, che significa certamente avere attenzione per gli scarichi abusivi, significa certamente la necessità di potenziare il sistema della depurazione, argomento su cui pure, insomma, si è molto detto negli anni scorsi. E poi arrivo alla questione del porto, perché il porto significa economia storica e non solo di una comunità, significa possibilità di avere reti e relazioni con l'altra sponda dell'Adriatico, significa che bisogna proseguire nella direzione del piano regolatore portuale, perché prima di vedere, diciamo, risultati concreti ci sono degli strumenti giuridici che vanno approvati, che poi determinano l'avvio dei lavori. È molto atteso il taglio della diga foranea. La diga foranea, per intenderci, è quel mammozzone di un centinaio di metri. Che è stata allungata, perché prima era un po' più corta. I lavori di, diciamo così, ristrutturazione, rifacimento, ampliamento della diga foranea risalgono al 92, quindi circa 25 anni fa si pensava che quella potesse essere una soluzione ai fenomeni di insabbiamento da un lato e di inquinamento dall'altro. Dopo, a testimonianza di come la complessità della materia non è una scienza esatta, 25 anni dopo, e non solo, si è realizzato che quella non è stata la soluzione ideale, perché finisce per fungere da tappo sostanzialmente rispetto all'acqua del fiume. L'acqua del fiume, per la cronaca, è più leggera dell'acqua salata del mare, è in superficie e tende a sbattere contro questa diga foranea, determinando per il gioco delle correnti criticità nel sistema della balneazione, specie per quanto attiene la zona nord, per intenderci, il tratto critico Porto Madonnina, diciamo via Balilla, con riflessi che talvolta sono stati negativi anche in altri ambiti del litorale, ma che oggi sono sotto controllo perché la stagione balneare è ufficialmente iniziata il 1 maggio. Noi abbiamo avviato procedure di campionamento sin dal mese di marzo, che hanno mostrato una serie di dati in miglioramento. Il punto critico è questo: dalla Madonnina a via Balile, un punto critico. Sono 300 metri. Sono, diciamo, 300 metri, un pezzo che però naturalmente merita attenzione e cura, e per queste ragioni, ecco, che si stanno avviando e si lavora quotidianamente questa lotta contro la burocrazia per
determinare l'avvio di questi agognati lavori. Siamo fiduciosi finalmente che nella, essendo iniziata la stagione balneare ovviamente non se ne parla, ma con il termine della stessa e dunque nell'autunno prossimo si possa finalmente dare avvio a questo primo taglio della diga foranea, in uno con diciamo, la previsione di allungamento delle braccia di destra e di sinistra del Porto Canale, in coerenza sostanzialmente con le previsioni del piano regolatore portuale, che significa di fatto ampliare il porto e renderlo diciamo, più competitivo. Noi abbiamo un problema annoso e risalente di fondali, fondali bassi, fondali insabbiati, fondali che devono essere dragati, ma ovviamente questo strumento del piano regolatore portuale è finalizzato proprio all'eliminazione del problema. Quindi sarebbe primo step togliere un pezzo di diga, secondo step determinare l'allungamento del braccio, del molo destro e del molo sinistro, e perché tutto questo naturalmente, secondo le previsioni degli diciamo, esperti che se ne occupano, favorirà un naturale ciclo di come dire, pulizia delle acque, con quei riflessi così attesi naturalmente sull'economia del turismo e sulla economia della pesca, che come dicevamo in premessa rappresenta naturalmente una voce molto importante, storica e non solo, ben presente della nostra economia cittadina. Con te il tempo vola. A questo punto della puntata abbiamo il maestro che ci dedica una canzone. Grazie a lui. Siamo i 10 DJ dalla puntina veloce, con lo scratch sopra un rap ci conosci dalla voce. Sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in FM, ti diverto con poco. Con le hit parade, alla radio ed in TV, sintonizzati con Mauro, la tua marcia in più. E verso insieme a Gianni il vostro video J, una salsa di The Creole su mani della Way. Se la goccia gelata e caffè l'hai fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più, non pensarci più. Ma ricordati di noi, Leopardo, Tommy e Max, i migliori amici tuoi. Senza respiro, ogni disco è un drink da bere, tutto di un tiro, tutto di un tiro, tutto di un fiato. Balla questo rap appena mixato, ti sciocca, ti sblocca, non la smette più. Lasciati inondare dagli Yasu, ci si può spronzare con un'aranciata. C'è la Band of Jocks, la più spericolata, una beffa alla caccia delle hit di domani, fra computers, new dandy e colori africani. Accendete la radio e spegnete la luce, siamo 10 DJ dalla puttina veloce. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Eurotour. Viaggi, turismo, tour operator. Sì, viaggiare. Via Genova 20, Pescara.
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. www.timerivestimenti.it. Ci sono momenti in cui un'azienda si sente con le spalle al muro. Crisi economica, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito. Da oggi le aziende abruzzesi possono contare su un concreto aiuto grazie al circuito Abrex, un nuovo modo di intendere il sistema finanziario basato su una rete di scambi dove imprese e professionisti si finanziano tra di loro senza interessi. Scopri di più! Contattaci sul nostro sito www.circuitoabrex.net. Abrex, la tua opportunità di crescita. Rientriamo in studio con l'ospite, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Sindaco, una cosa particolare che è emersa chiacchierando un po' con le persone di Pescara è che il tuo avversario politico è la persona che mi ha parlato meglio di te. Questa è una cosa bellissima, perché io so della tua alternanza che c'è stata tra Luigi Albore Mascia e tu, e come avversari ho chiesto a Luigi e lui mi ha detto: guarda, fa, è un mio amico, e questo è bellissimo perché è la prima volta che sento parlare, diciamo, l'avversario così bene del suo concorrente. Senti, tu sei stato un grande sportivo anche, ho saputo che hai giocato a pallacanestro e hai militato nella IALE. Qualche, diciamo, lustro or sono, sì, insomma, la pallacanestro è una delle mie passioni giovanili insieme al calcetto. Adesso, per raggiunti limiti di età, mi limito a correre. Sei in ottima forma. Sì, però diciamo che le articolazioni non sono più quelle di una volta, per cui preferisco sport non traumatici. Molti amici che hanno così perso legamenti per strada, volendo, diciamo, continuare a giocare. Io mi sono fatto operare di menisco per giocare ancora. Per cui conosci la materia. No, poi voglio dire una cosa, sì, insomma, è una circostanza forse insolita, ma che mi fa piacere sottolineare anche in questa sede, cioè la stima e considerazione con Luigi Albore Mascia, con l'emerito sindaco di Pescara, è assolutamente reciproca, perché io penso che appunto la politica sia contrapposizione di idee, di visioni del mondo, di visioni... Però, diciamo, fatta tra due brave persone, però, è bello, perché... Però questo non ci ha impedito naturalmente di costruire un rapporto personale di cordialità, stima e apprezzamento nel rispettoso rispetto dei ruoli, senza, diciamo, strane forme di consociativismo, come qualcuno direbbe, certo. Ma nel rispetto appunto dei ruoli c'è questa stima reciproca che naturalmente fa piacere a me, come sono sicuro fa piacere a Luigi, che hai appunto citato precedentemente. Assolutamente. Senti, invece, tornando al tuo passato, hai giocato nella IALE, in questa gloriosa società pescarese. Qui ci avventuriamo veramente nell'era preistorica, però insomma quei campi da basket, ho trascorso tante ore su quel cucuzzolo sostanzialmente, ricordo c'era anche un pulmino molto aggressivo con cui andavamo in giro, però insomma sono bei ricordi, anche in considerazione del fatto che lo sport di squadra è uno strumento molto importante di crescita, naturalmente non solo, insomma, divertirsi, sudare, giocare, ma anche imparare in qualche modo a rapportarsi con gli altri. Anzi, io trovo che il campo da gioco sia sovente una metafora molto precisa della vita, perché le persone si comportano nel campo da gioco quasi sempre come si comportano anche fuori. Io so che tu sei juventino, però questo lo diceva Nereo Rocco, così in campo, così nella vita. Ecco, questo non lo sapevo, però se lo dice il Paron, il Paron Nereo Rocco, è uno che la sapeva. Come in campo, così nella vita. Sì, Rocco, il preferito di Gianni Rivera. Assolutamente sì. Tu sei juventino, quindi sei contento in questo periodo? Beh, questo mi sembra un periodo francamente incredibile, che poi ti dà il senso... Vai a Cardiff? No, lo escludo per una serie di ragioni, però ti dà il senso effettivamente questa dinastia che la Juventus ha messo in campo.
il sesto scudetto consecutivo alle porte, nel senso di come i record sportivi, anche i più incredibili, sono fatti per essere battuti. È vero. Perché nessuno avrebbe pensato che ci potesse essere una squadra nel calcio contemporaneo in grado di eguagliare quella Juventus che dal 30 al 35 vinse 5 scudetti consecutivi, in un calcio ovviamente completamente diverso, però oggi questo è successo e appunto ti dà il senso che un po' come il mitico 19,72 sui 200 metri di Mennea, uno dei record più longevi dell'atletica leggera. Che è ancora in carico a livello europeo. Che è ancora in carico a livello europeo, poi sono arrivati, come dire, i mostri giamaicani che sono un'altra categoria. Però davvero la freccia di Barletta, adesso Mennea è scomparso da qualche tempo, però ha dato il suo nome a, per esempio anche a dei treni, una metafora perfetta di questo sportivo simbolo in qualche modo del, diciamo, della nostra atletica, dello sport italiano, sangue, sudore, lacrime e fatica, le mie corde un perché, mito intramontabile. Tocchi le mie corde perché io mi sono ispirato, io ho corso a livello agonistico e il mio mito era Mennea, io vivevo per Mennea, infatti tuttora quando ogni tanto corro che faccio magari gol, poi tiro sul dito così come faceva lui, perché è un ricordo d'infanzia per me. Voglio citare anche Sara Simeoni, una campionessa straordinaria del salto in alto, insomma, finali olimpiche emozionantissime, perché l'atletica resta uno spettacolo davvero formidabile. Ogni tanto ti vedo anche allo stadio a vedere il Pescara. Questa è stata un'annata un po' difficile, sicuramente un po' difficile. Mi viene da pensare che nonostante l'annata difficile restano sempre inaccettabili certi comportamenti, perché le intimidazioni, vere e proprie intimidazioni del Presidente sono questioni su cui non si può che essere assolutamente contrari e stigmatizzare, perché diciamo, i problemi certo non si risolvono con le bombe carta. Ecco. Ma assolutamente, questo non siamo contro qualsiasi tipo di violenza, assolutamente. Quando sono arrivato a Pescara 12 anni fa, ho sempre paragonato Pescara a Los Angeles, per il fatto della montagna, del mare. Tu, da pescarese, come vedi proiettata Pescara in un futuro prossimo? Pescara è questa città dell'eterno divenire, dell'eterna fuga in avanti, una tensione. Io trovo Pescara una città molto tipica, molto propria della contemporaneità. Noi naturalmente vogliamo crescere, vogliamo assumere un ruolo centrale nelle strategie. Tu sei a favore della Grande Pescara unendo Montesilvano Spoltore o trovi dell'elettricità? Guardi, io penso questo, la volontà popolare si è espressa molto chiaramente in un referendum ed è inutile tornare indietro sulle motivazioni del referendum, c'è un dato su cui bisogna naturalmente fare mente locale, come sta facendo mente locale naturalmente Regione Abruzzo. Il problema è che le funzioni amministrative svolte da tre comuni devono essere armonizzate e questo non succede con un tratto di penna, non succede scrivendo nero su bianco su un foglio, ma bisogna in un'ottica di gradualità arrivare a questo. E non a caso il disegno di legge relativo che sta facendo il suo iter nelle competenti commissioni regionali persegue una gradualità che è inevitabile, perché noi non possiamo permetterci di determinare pericolose interruzioni nell'erogazione di servizi. Faccio un esempio banalissimo, se tu vuoi farti la carta d'identità, insomma, bisogna garantire che ciò sia possibile farla tanto a Pescara quanto a Montesilvano e quanto a Spoltore, immaginando un sistema di coordinamento che peraltro tenga conto di un dato, e cioè che la pubblica amministrazione ha senz'altro necessità di essere più efficace, quindi l'unione fra comuni va in quella direzione. Il punto, e bisogna averne ahimè una ben chiara consapevolezza, è che in passato questo strumento che esiste nell'ordinamento dell'unione dei comuni non è che sempre abbia dato risultati brillantissimi. Allora, considerando i volumi in ballo, cioè il fatto che ci sono praticamente circa 200.000 persone, ecco, ti impongono di arrivarci con una gradualità che coniughi l'esigenza primaria di rispetto della volontà popolare con quella dell'efficacia dell'azione amministrativa. 2019 scade il tuo mandato, ti ricandidi?
Adesso devo chiedere a Marcio se si ricandida anche lui, così facciamo la terza sfida in omaggio al principio, non c'è due. Ma senza... fatela bella, perché una l'hai vinta tu, l'hai vinta lui. Sì, insomma, questa si presta anche a interpretazioni di questo tipo sicuramente suggestive. Sì, insomma. Famo spare e patta, facciamo la bella, vediamo chi vince. Vabbè, certo, nel corso di questi anni il quadro politico italiano è mutato sensibilmente, perché il bipolarismo in Italia non ha, sì, diciamo... Certo. Segna qualche punto di arresto, c'è la presenza del Movimento 5 Stelle che chiaramente determina un quadro spezzettato in tre, però è naturalmente una questione tipica di questi tempi. Rifletto proprio qualche giorno fa, la Francia ha eletto il più giovane presidente della République, il 39enne Macron, e in Francia si teorizza per esempio la fine dei partiti come strumenti tradizionali di aggregazione di persone per in qualche modo contribuire, certo, alla cosa pubblica. E questo io credo sia un fenomeno su cui riflettere molto, perché è un dato di fatto che le tensioni antisistema sono tante nel continente europeo e non solo. E bisogna naturalmente trovare nuovi strumenti di partecipazione popolare che possano venire incontro a queste necessità. Io penso tuttavia che sia pericoloso sostituire gli strumenti tradizionali di partecipazione popolare con i click su un computer, perché tendenzialmente i cittadini, gli elettori, io penso sempre che è cosa buona e giusta vederli in faccia e poterci parlare anziché scrivere, magari appunto trincerati dietro questo anonimato della tastiera che mi fa pensare ogni tanto a qualche esercizio solipsistico, però questo ti dà appunto il senso di come anche la politica nel nostro paese è in discreto divenire. La nostra mezz'ora è terminata. Veramente il tempo passa in fretta quando siamo insieme di noi, diceva quella canzone. Grazie. Grazie, grazie Riccardo, grazie alla prossima. Grazie a voi. Questa è terminata anche questa puntata di Riconosciamoli. Alla prossima, arrivederci a tutti. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are.